Allora, noi adesso ci troviamo esattamente al centro di uno dei nostri capannoni di circa 3.000 metri quadri, che la notte del 20 maggio inaspettatamente è crollato, si è accartocciato su se stesso, schiacciando tutto quello che c'era dentro. Per Perché dici? fortuna che non c'erano le persone a lavorare, essendo le 4 del mattino. Inaspettatamente perché è un capannone che ha 5 anni. E quindi noi abbiamo svariati altri capannoni che vanno dai 30 a 10 anni di età. Questo era il più giovane ed è l'unico che ha subito danni così ingenti. Che tipo di danni ha subito? Che cosa gli è accaduto? Il tipo di costruzione è fatto in modo tale per cui ci sono dei travi che hanno una campata di 20 metri a una decina di metri di altezza, in appoggio su dei supporti, chiamiamoli così, in cemento armato di 20 centimetri. Sono semplicemente appoggiati, non sono fissati in nessun modo. Ma perché 5 anni fa si costruiva così. Noi Fatto. abbiamo fatto numerosi sopralluoghi con degli ingegneri strutturisti, con i tecnici per verificare quali fossero le attività da svolgere per mettere il tutto in sicurezza, per esempio nel capannone a fianco, che ha 10 anni, non 5, già la struttura è diversa. Ci sono i travi che sono in appoggio sui pilastri, ma sono anche agganciati ai pilastri stessi, per cui il capannone non è caduto come un domino, è rimasto su. Ci sono degli accorgimenti che dobbiamo prendere, tipo fissare le placche esterne del prefabbricato ai pilastri con delle placche di metallo, insomma, tutta una serie di interventi che noi abbiamo già iniziato a fare e che, insomma, porteremo a compimento per la sicurezza totale di tutti quanti, sebbene ci tengo a dire che comunque tutte le persone che hanno lavorato hanno sempre lavorato in sicurezza qui dentro. Noi ci siamo trovati tutti, devo dire anche tutti i dipendenti, molto volenterosi. Qua davanti ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto adesso ci riorganizziamo perché non possiamo smettere di lavorare tutti quanti. C'era chi non aveva più la casa, chi ha perso anche qualcuno. Insomma, però la volontà era immediatamente quella di rimettersi in piedi, di ripartire. Abbiamo chiesto dei container in prestito, abbiamo reinstallato gli uffici inizialmente in alcuni container e in una parte dei capannoni illesa. Poi successivamente abbiamo montato delle tensostrutture, dentro le quali più o meno abbiamo fatto quasi tutta l'estate. Circa 3 mesi lavorando in condizioni, devo dire, molto difficili, perché con 40 gradi, l'estate che abbiamo avuto, difficilmente la tensostruttura era condizionabile. Noi abbiamo messo degli impianti di aria condizionata portatili, ma funzionavano quello che potevano, e sono stati tutti molto bravi perché hanno lavorato in condizioni veramente difficili. Questo ci ha consentito di non bloccare la produzione e di poter continuare a vendere, che è ciò che ci mantiene in vita. E nel frattempo ci siamo riorganizzati, abbiamo iniziato la costruzione di un'altra palazzina uffici e anche di un prefabbricato monoblocco provvisorio per poter trasferirci gli uffici durante l'inverno, perché non si poteva stare sotto la tenda tutto l'inverno. Il problema dello smaltimento delle macerie è che erano quintali e tonnellate di macerie accatastate in tutto il piazzale e non si sapeva chi, come doveva venire a portarsele via. Poi finalmente la cosa si è sbloccata, ma dopo 4 mesi, quindi le abbiamo rimosse la settimana scorsa. Questo era uno dei problemi. L'altro problema che abbiamo affrontato era quello di riorganizzarci, quindi spostare gli uffici, li abbiamo traslocati 3 volte, i server, tutto il discorso della trasmissione dati, la messa in sicurezza dei capannoni. Quindi più o meno oggi noi abbiamo già speso, diciamo, 300.000 euro. Che fra poco, insomma, i fornitori ci
insomma, che i fornitori ci hanno fatturato e poi fra poco dovremo pagare di tasca nostra. Abbiamo perso circa 9 milioni di euro di strutture, tra strutture e materiali che c'erano dentro, impianti di produzione, quindi non è facile. Noi per il momento andiamo avanti con quello che è rimasto e questo resta un attimo congelato finché non si capisce meglio quali sono le strade da prendere, le opportunità e le strade da prendere. Fortunatamente abbiamo altri 7.000 metri di capannone che possiamo usare e faremo probabilmente dei magazzini provvisori con delle tensostrutture o con strutture prefabbricate veloci, diciamo, delle tettoie, cose così, e poi vedremo.